sempre. Oddio, sto facendo di nuovo. Scusatemi. Ecco, io mi scuso perché non vorrei mai ferire i sentimenti degli altri. E che così gli altri conoscono un io che sono io a presentarli, giusto? Il teatro è cibo per l'anima. E un monologo può diventare un piatto ed essere parte di un menù. Balconi, strade, cortili, giardini diventano palcoscenici. Qualsiasi luogo lo è dove far scattare una scintilla di emozione. E il teatro da sport, il Delivery Theatre, organizzato a patti dall'Associazione Nuovi Teatri, affiliata ad una rete che oggi conta più di 50 realtà su tutto il territorio nazionale, l'USCA, Unità Speciale di Continuità Artistica, fondata e coordinata da Ippolito Chiarello, attore e regista pugliese. Il progetto è diretto dal presidente dell'associazione Stefano Molica. Questi gli attori che compongono la squadra: Giulia Danzi, Stefania Di Stefano, Enrico Ferrara, Roberto Gatani, Mirko Gullo, Antonella Ingrassia, Dev Yayamanna, Valeria Martino, Antonella Mollica, Lucrezia Natoli, Valentina Martino e Stefano Molica. Il Delivery Theater, il teatro da sport, nasce da un'esigenza. Nasce dall'esigenza di ripartire in qualche modo, in una forma nuova, anche perché insomma questa situazione che abbiamo vissuto tutti quanti ci ha anche stimolato a cercare delle forme diverse, nuove, anche un po' innovative, di contatto con il pubblico. Chiaramente l'esigenza primaria era quella di ritrovare la condivisione con le persone. Quale modo migliore se non andare appunto non proprio a casa, perché è una forma di performance teatrale che si svolge all'esterno, sempre all'esterno, nei cortili, nei giardini, sul pianerottolo, dal balcone, insomma abbiamo trovato tanti modi di fare teatro in queste settimane, perché siamo partiti da qualche settimana e abbiamo veramente tantissime ordinazioni e tantissime prenotazioni. Dico ordinazioni perché c'è un menù, così scherzosamente abbiamo insomma pensato a dei monologhi come se fossero dei piatti da ordinare, perché in qualche modo insomma il teatro è anche nutrimento dell'anima. E quindi ci sono dei monologhi diversi, così come in un menù ci sono dei piatti diversi, no? per gusti diversi, c'è la commedia, la comicità, c'è il dramma, ci sono i brani per i bambini, anche qualcosa sulla sicilianità, ecco. Quindi abbiamo cercato di offrire un, come si fa anche appunto con il cibo, un ventaglio di scelte molto, molto ampio. Questo esperimento in qualche modo fa parte di una strada che noi abbiamo sempre percorso e che non abbiamo mai abbandonato e che non abbandoneremo mai, cioè quella del teatro di comunità, perché quale modo migliore se non quello di andare proprio a casa delle persone, in pochi, a guardarsi negli occhi, a cercare di condividere uno spazio, un tempo, un'emozione, tutti insieme. Questo è quello che noi abbiamo sempre fatto, perché il nostro teatro è fatto con le persone e per le persone. Noi spesso lavoriamo con degli attori non professionisti che fanno un percorso all'interno dei nostri corsi di teatro e che lavorando su di sé poi intervengono anche in qualche maniera sulla comunità.